Buongiorno utenti YouTube. Vi confesso che stanotte non ho dormito un granché. Se mi vedete con sta faccia che sembra che mi ci hanno sbattuto contro un autotreno è perché sono un po' incazzato. E probabilmente lo sarò per un bel pezzo. Io esordisco con questo video oggi dicendo solo due cose. La prima la dica a quel gran bastardo pezzo di merda di Denigma So. Io da oggi in poi farò un video e ogni video parlerà della stessa cosa. Cioè del fatto che io, dico che io, prima o poi ti trovo e poi quando ti ho trovato ti ammazzo. Io ho perso gli amici, tu perdi la vita. Perché perdere gli amici è un po' come perdere anche la vita, non lo sai, ti? Vivere da soli come uno stronzo non è molto bello. E quando si perdono gli amici per colpa di un bastardo che fa certe cazzate, che butta merda sugli altri, e questo a me mi fa girare i coglioni. Ci sono tre cose che io metto sempre al primo posto nella vita. Uno è l'amicizia. Non mi piace essere tradito, né tantomeno che qualcuno possa far del male agli amici miei. Seconda cosa, la famiglia. Io non tocco quella degli altri, tu non tocchi la mia. E quindi tu i cazzi miei tu non te li dovevi fare. Terza cosa, l'onestà. Quella che tu non hai, perché nemmanco la faccia ci hai messo in quello che hai fatto. Tu sei soltanto un pezzo di merda rotto in culo. Sei soltanto un aborto. Io ti trovo e ti ammazzo. Ora passiamo agli altri. Oggi vorrei fare un saluto particolare a una mia amica sul Tube, che si chiama Delia888, che nonostante abbia fatto un video piuttosto singolare, ma penso che l'abbia fatto più che altro per prendere per il culo quelli che si mascherano, un po' forse anche per cautelare la propria immagine. Comunque, ricontraccambio il saluto. E poi, poveri idioti, quelli che si coprono la faccia. Volete vedere una cosa tanto bella? Vi faccio vedere un effetto speciale incredibile. Anzi, non uno, molti. Credete di questo? Visto che roba. E non ho dovuto comprare nessuna maschera, non ho dovuto fare un cazzo. Un piccolo programmino che sta all'interno dello stesso della Logitech, della mia webcam, mi ha permesso di fare questo. Ecco qua. Non lo vedete un altro? Carino, vero? Ho questo. Un bel effetto retro. Ho questo. Bel effetto deformante. Ah. Mi sembra di essere un cartone animato. Questo vi piace? Questo fa molto anni 60. Questa addirittura American Graffiti. Questo fa molto Andy Warhol. Molto bello. Ne volete vedere un altro? Questo è il programma infrarossi. Cioè converte praticamente la luce in ombra e l'ombra in luce. Ne volete vedere un altro ancora? L'effetto rincoglionimento. E poi questo qua che mi piace tanto. Tutto pieno di colori. Ragazzi, che bello. Vedete testa di cazzo? E parlo a voi che vi coprite la faccia. Io fin dall'inizio avrei potuto usare questo programma per coprire la faccia mia come avete fatto voi. Io invece ho il fegato di farla vedere la faccia. Anche dopo tutte le critiche che mi sono state fatte e tutte le offese. Ma io ce l'ho il coraggio. Tutti quelli che mi hanno offeso non hanno mai mostrato la faccia, invece sono dei pezzi di merda vigliacchi. Io a voi, se fossi in un confronto diretto, vi ammazzerei uno dopo l'altro. Perché i vigliacchi io li ammazzerei tutti. Voi siete solo dei deboli. Deboli. Non valete un cazzo. Siete dei quacquaraquà, come dicono in Sicilia. Omme e merda, come dicono a Napoli. Dei pirla, come dicono a Milano. Voi siete delle merde e basta.
ma non valgono un cazzo. È quello che sto pensando. In particolar modo proprio quel pezzo di merda che ho nominato prima. Ma non voglio tornare sul discorso. Sto video lo faccio anche per un altro motivo, in verità. Per dirvi che da oggi in poi si cambia politica. C'è un dose rotto il cazzo. Capito? Lo dico perché se provate ad attaccarmi, io non vi dico più un cazzo. Potete pure sprecare tutto il tempo che volete davanti alla webcam a vedere stronzate. Potete pure scrivere un sacco di cazzate, messaggi di merda. Una volta che ho letto il primo, se mestate sui coglioni, io vi cancello automaticamente e non leggo proprio niente. Quindi fate bene i conti quando state a fare qualche cazzata contro di me. Se ci avrò qualcosa che deve essere, diciamo così, rimproverata, ben venga, ma non da voi. Non da voi che la faccia coperta, perché voi non avete nessun diritto. Voi siete dei vigliacchi di merda, siete peggio, molto peggio di quello che potrei fare io all'ennesima potenza. E con questo dico che ho chiuso. Spero che abbiate capito, testa di cazzo.